Ho venuta qui stasera perché ho deciso di cambiare vita. Questo è il 2003, io il 23 compio anche io gli anni e se questi sono i miei primi 40 anni, figuriamoci se conti. Tanto ormai con mio marito siamo alla frutta e non parlo di banana. Voglio avviare un nuovo appuntamento. C'è posto per te. Chi si vuole presentare, si appresenti. Vedo però degli anelli nuovi qua, eh? Eh sì, l'ho data forte. No, Sì. Sì, lo devo dire. E beh, perché? E perché no? Ma com'è? Qualcosa deve valere che la dai. Pronto? No, 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 Vodafone, no, 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 guardi, mi dispiace, non posso parlarle, no, 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 no. Purtroppo, no, no. Guardi, devo finire un lavoro importante, sì, no. No, ho appena ammazzato un addetto di Alison Energia, devo metterlo nei vasetti finché è caldo, altrimenti vi va male, non ho usato la pectina, sa come siamo noi casalinghe, ecco, se non riusciamo ad ammazzare il tempo, dobbiamo pure insomma ammazzare, ecco. Comunque, guardi, la sua proposta mi interessa da morire, mi venga a trovare di persona. Come dice? Mi danno 30 anni? Eh sì, lo so, è la pelle grassa che stende le rughe. Grazie, arrivederci. Che carino. Hai visto il mio appartamento? L'ho appena finito di arredare, ti piace? Posso essere sincero? Sì. Posso? Non ti offendi? Ho guardato per oltre 20 minuti quel quadro nell'ingresso. È veramente orrendo. Quello è uno specchio. Ah. Io faccio lavoro di badante, mia amica Irina, lei è finita su brutta strada, lei ha incontrato un vecchietto cattivo, che ha detto lei, se tu fai vedere me tuo corpo, io faccio vedere te eredità, lei ha fatto vedere corpo, lui ha fatto vedere tutta eredità, Carlo Conti! Adesso lei è finita su brutta strada, io dico dai Irina, quella cattiva strada, quella brutta strada, cambia, cambia, quella brutta strada, non passa nessuno, non guadagni niente. Ah, tu devi stare attento quando scegli strada, come se lo si fa. E anche il 2002 è andato, e non solo il 2002, anche il 2001, e anche il 2000. E anche il 99, e il 98, e il 1997, e il 96, il 95. Senta un po', frate, indovino. Tiriamo dritti fino a Cristo, facciamo una pausa al Risorgimento, No, facciamo una pausa. Facciamola una pausa. Però, Facevo così tanto per parlare. Certo. Sì. Facevo così tanto per far quattro chiacchiere. Fossero quattro, dico io. Ma sa che la trovo bene. Grazie. Mi sembra anche abbronzato. Sì. È stato in vacanza? Sono stato alle Maldive. Al mare? No, nell'entroterra sono stato io. A me il mare non mi piace. Allora, certo. Abbiamo scelto quest'isola da 700 metri, no? Abbiamo trovato l'entroterra col goniometro e sono andato lì in campagna a funghi e fagiani. Che meraviglia, bravissimo. Linea cervico-cefalica. Sì. Parte dalla mandibola. Passa dalla protuberanza occipitale. Raggiunge il margine inferiore della mandibola controlaterale. Poi lì? E da lì chiede. Perché non hai studiato? Eh? Perché non hai studiato? Perché ho avuto dei problemi. Avevo il criceto che stava male. Con i geloni. Faccio altre... Sì, per piacere. Piacere lo dico io, D'Angelo. Sì. Geografia. Sì. Gli affluenti del Po. L'Adda, l'olio è? Peperoncino. No. Ciao. Andrei. No, dai, sei appena arrivato. No. Andrei è il nome. Ah! Sì. Hai la mamma russa. Sì. Il papà? Dorme in sala.
Sei molto bella, veramente. Tuo padre fa il ladro? Perché? Ha rubato 2 stelle e te l'ha messa al posto degli occhi. Yeah. Allora anche tuo padre fa il ladro. Perché? Ha rubato Ungarelli e ti è venuto addosso. Ciao. Senti, allora Paola, ti faccio subito qualche domanda per entrare nel vivo del provino. Tu cosa fai nella vita? Ma allora io studio per diventare attrice, ah, okay. Diciamo sì, così. Sì. E infatti il mio maestro dice che mi manca tanto così per diventare Nicole Kidman, quindi sì. Sì, sì. Sì, certo, a me manca tanto così per diventare Rocco Siffredi. E mai un po' di felicità, un po' di tranquillità là, almeno. Cosa vuoi? E deve arrivare a fine mese, e deve arrivare a finire di pagare il mutuo, e deve arrivare a finire di pagare la rata della macchina, e deve arrivare a finire di pagare un dentista, che ci vado a fare da un dentista, tanto non rido più. E deve arrivare a finire dove? Che mi hanno venuto i calcoli al fegato, mi hanno venuto. Si vede che i conti non dormono, e se l'ha messo lui a fare i calcoli. C'ho il fegato matematico, c'ho. Dici, ma devi essere solare. Questo solare. Sono solare con l'eclisse, va bene? Anzi, ho diventato un IFO. Oggetto ingazzato non identificato. Dici, ma la vita è bella. Lo so che la vita è bella. È la mia che fa schifo. Per quello che sto così. Mi sento l'argento vivo addosso. D'altra parte, è solo grazie al mio carattere gioviale che riesco ad affrontare ogni stagione della vita, anche l'inverno più rigido. Purtroppo, Petrektek, nel nostro rapporto l'unica cosa rigida è l'inverno. Poi noi tutti ha studiato, tutti ha studiato, uno, due, nah, solo mia amica Svetlana, lei lei è solo fisico spaziale. Sì, bella gnocca, fisico spaziale. Ah, lei lavora in nightclub, porta avanti tradizione di Bolshoi. Pensa, lei fa tutto l'ago di cigno con lap dance. Io ho visto il suo spettacolo incredibile, ultima scena. Tu vedi lei che fa morte di cigno, tu vedi cigno morto e tutto attorno altri uccelli molto vivi. Escono, madonna come sono libera! Noi maschi quando andiamo in bagno, occhiali da saldatore, 6 gazzette dello sport, l'iPad, io il venerdì dico a mia moglie, ci vediamo lunedì pomeriggio. Poi finito di farla, siamo orgogliosi, guardiamo dentro, guarda che roba! C'è gente che si fa il selfie!